prosegue l'itinerario attraverso le specialità enogastronomiche della provincia di Macerata con la rassegna Assaggi di Raci. Questa volta è la birra artigianale a fare da padrona con la prima festa della birra agricola nello splendido scenario della Badia di Fiastra. Tre giorni dal 21 al 23 ottobre all'insegna della riscoperta dei sapori tipici con incontri culturali, concerti, mostre mercato dei prodotti. Non solo una fiera però, ma anche momento di riflessione e confronto promosso da Copagri tra produttori e istituzioni. E noi abbiamo un bel vantaggio perché siamo riusciti come paese, come nazione, ad essere i primi in Europa per numero di DOP e di IGP certificati a livello europeo. E d'altronde nel mondo c'è una richiesta incredibile di made in Italy, di prodotto italiano, sia nel bere che nel mangiare. Noi non riusciamo a stare dietro, noi produciamo in tutto 50 miliardi di beni agricoli e soltanto di contraffazione legalizzata ce ne sono 60, addirittura abbiamo una contraffazione che in generale è di 4-5 volte quello che noi produciamo. Quindi cosa vuol dire? Che è vero che abbiamo un pericolo, ma abbiamo anche una grande forza, la possibilità di andare a sfondare i mercati che oggi chiedono il nostro prodotto e non lo trovano. E da questo punto di vista sta al nostro ministero, sta allo Stato, sta alle ambasciate italiane, sta agli uffici dell'ICE, gli uffici del commercio dell'estero, favorire questa grande riesportazione di un prodotto che tutti nel mondo vogliono. Risonanza nazionale dunque per un evento che vuole anche sensibilizzare e informare sullo stato di salute di un settore, quello agricolo, sempre più bisognoso di risposte e soluzioni di rilancio concrete. Uno dei segreti dell'agricoltura che vuol riuscire a rappresentare al meglio la sua qualità e quindi guadagnare valore aggiunto è certamente quello di farlo insieme. Agricoltori che si aggregano, agricoltori insieme alle proprie associazioni, agricoltori insieme anche alle istituzioni che riescono a promuovere magari all'estero le proprie produzioni. E anche il succo della politica che abbiamo portato avanti in questi anni, una politica di filiera dove oltre a meglio far dialogare gli agricoltori, i distributori e i trasformatori, abbiamo cercato di dar loro anche delle nuove opportunità, dei nuovi strumenti attraverso i quali far promozione e quindi arrivare al consumatore comunicando esattamente ciò che si intendeva mettere nel loro piatto. Continua l'impegno dell'ente provincia nell'opera di promozione delle tipicità locali nell'ottica di valorizzare le produzioni autoctone e incentivare il circuito virtuoso della filiera corta. Io vorrei soffermarmi su Macerata, sulla nostra provincia. Abbiamo tantissime opportunità. L'agricoltura che va coniugata con l'ambiente, col paesaggio. Ecco, allora tutte le azioni che possiamo mettere in campo, a cominciare dalla tutela del consumatore. Perché noi pensiamo e dobbiamo soprattutto seguire quella che era la strada maestra dei nostri antenati, quella non solo del lavoro ma anche della cura della salute. Allora il prodotto tipico, che significa appunto tutela della salute ma significa anche opportunità di sviluppo di occupazione. Noi dobbiamo dare sostegno alle nuove imprese, soprattutto dei giovani agricoltori, ma dobbiamo coniugare questa possibilità, questa tipicità. Noi non possiamo competere con i mercati mondiali, con l'agricoltura estensiva. Non abbiamo nemmeno, non solo la capacità, ma abbiamo tante altre possibilità. Innescare una rete di sinergie che favorisca la ripresa del settore in una prospettiva di riferimento, quella tracciata dalla normativa europea che indica nella localizzazione della distribuzione il giusto percorso da intraprendere. Noi cerchiamo anche con queste iniziative di poterlo fare, di poter promuovere sempre più il territorio, di poter promuovere le nostre aziende agricole che hanno bisogno di essere promosse e di poter creare una sorta di filiera corta, perché poi è il consumatore che farà la differenza. Se vogliamo fare questo salto di qualità è il consumatore che capisce che i nostri prodotti, che noi produciamo cibo, non è che produciamo materie così secondarie, quindi saranno di qualità, e quando il consumatore sa che una nostra produzione è una produzione di qualità e fa bene e sana, può fare la differenza nei confronti di altri prodotti che vediamo insomma nella grande distribuzione. E quindi questo insomma è un tentativo che facciamo, lo facciamo da 6 anni, siamo sempre diventati più grandi, quest'anno abbiamo anche una rilevanza nazionale, quindi siamo contenti, ringraziamo anche la provincia che ci ha inserito nella rassegna degli eventi di assaggi di Raci, le ringraziamo perché hanno visto qualcosa di positivo nella nostra iniziativa per la birra agricola. Ecco che la birra agricola, dagli ingredienti e dalla produzione puramente tracciabili, diventa così esempio concreto di questa ricetta anticrisi. 50 gli espositori coinvolti per altrettante tipologie di birra, queste le cifre di un appuntamento da non perdere ed esclusivamente ad ingresso gratuito. La nostra attività è iniziata nel 2008 con la birra, che era una cosa che ci abbiamo subito creduto dall'inizio.
e poi pian piano si sta allargando anche visto la richiesta del mercato. Noi facciamo al momento tre tipi di birre, facciamo una bionda, un'ambrata e una rossa doppio malto con varie gradazioni da 4 gradi e mezzo fino ad arrivare a 6 gradi e mezzo, 7 gradi. La nostra azienda si chiama Mastro Birraio di Sandini Franca e si dà in Villa Pignalda di Folignano, Ascoli Piceno. Noi produciamo una bionda stile Pils germanica e un'ambrata sempre stile Pils germanica, che è quasi una doppio malto, non si può definire doppio malto perché non ha una gradazione alcolica tale da definire un doppio malto.